i forti offrono un richiamo culturale, ma anche naturalistico e escursionistico. Passano da qui alcuni degli itinerari più frequentati dei peloritani sulla punta nord-orientale della Sicilia. Sanni Achidu era un eremita che, secondo la tradizione, visse da queste parti e un certo alone mistico è rimasto fra le torrette del forte che porta il suo nome, immerse in una vegetazione selvaggia con splendide vedute dello stretto. Per scoprire il territorio passo dopo passo e collocarlo attraverso questo camminare con lo zaino in spalla, con tutta l'armonia del camminare in gruppo, andarlo a ricucire quel territorio che è un territorio che si è trasformato. Questi erano forti, forti dedicati per la guerra, oggi sono diventati forti per la riqualificazione sociale. Fra le iniziative portate avanti per valorizzare i percorsi culturali e naturalistici del territorio messinese, Bus and Trek, che prevede nel corso dell'anno visite guidate ai forti umbertini. Sono un gioiello di architettura, nascono a scopi difensivi e per difendere lo stretto di Messina, non per difendere le città, ma per difendere una rotta marittima. Per questo hanno questa caratteristica di essere grandi, di essere strutturati architettonicamente, ma sostanzialmente invisibili dall'esterno. Il modo per valorizzarli è quello di incrementare l'accessibilità ai luoghi e fare in modo che la gente li scopra e, scoprendo questi, scopra la bellezza dello stretto e della città dello stretto.